I riflettori del Salone della Provincia si sono illuminati questa sera per ospitare la presentazione di un libro, Malitalia. Ce ne parla la dottoressa Laura Prati. Beh, Malitalia nasce dalla voglia di raccontare un paese nelle sue due sfaccettature, nel concetto della difficoltà, la lotta alla criminalità organizzata, che è data dall'ampliamento del raggio d'azione della criminalità oramai arrivata sino all'interno della politica e di tutti i gangli amministrativi, ma anche quella di raccontare un'Italia diversa, quella che effettivamente lotta contro la mafia, che non è un'antimafia di parole ma è un'antimafia di fatti veri, reali, persone spesso sconosciute, non abituate alle telecamere o ai grandi giornali, ma che ogni giorno mettono un tassello in questa lotta, pur nelle difficoltà che sono dovute dalle carenze dei fondi per quanto riguarda polizia e carabinieri, mancanza anche di una legislazione adatta e utile alla lotta alla mafia, anzi in alcuni casi si stanno smantellando tutti quei muri solidi che erano gli assi portanti di questa lotta. Con altro autore? Enrico Fierro, collega, giornalista, ex inviato speciale dell'Unità, adesso al Fatto Quotidiano, che ha scritto anche un libro sull'omicidio Fortunio e sul Ammazzateci Tutti, esperto soprattutto di criminalità organizzata in Calabria e in Campania. Da oltre 30 anni racconta queste due terre e, come dire, è figlio di questi luoghi, li conosce come meglio nessuno potrebbe. Edito? Edito da Rubbettino, che è un editore calabrese, e questo, di questo va dato atto. Piccolo editore, grande spessore culturale, e questo rappresenta anche quell'Italia buona, cioè nella Calabria non esiste solo l'andrangheta, ma esiste anche chi è capace di fare un'imprenditoria sana e di livello nazionale. I lettori dove possono trovare questo libro? In tutte le librerie italiane, dal 5 novembre. Ringraziamo la dottoressa. Dicevo del Salone della Provincia, che si è illuminato questa sera per ospitare personaggi di primo rilievo nella lotta alla mafia, tra cui il procuratore della DDA di Reggio Calabria, il dottor Giuseppe Pignatone. Di che cosa avete parlato? Abbiamo presentato un libro, Malitalia, e abbiamo parlato di 'ndrangheta. Reggio Calabria, il procuratore della Repubblica non può che parlare di 'ndrangheta. È un fenomeno che condiziona la vita della regione negativamente, ne deprime l'economia, ne condiziona tutti gli aspetti della vita sociale. La prima chiave per affrontarlo con successo è parlarne e conoscerla meglio. È una creatura e quindi, come tutte le creature umane, ha un inizio e una fine. E ho citato la frase di Falcone, che è relativa a Cosa Nostra, ma ovviamente vale anche per l'andrangheta. Noi facciamo ognuno la nostra parte nella speranza di vederne al più presto la fine. Non è un compito semplice, non è un compito agevole. La mafia è radicata nelle meridione d'Italia da 150 anni, coinvolge larghi strati della popolazione. È un compito arduo che investe tutti. Il dottore Pignatone ha coordinato la cattura di Sibinu, come veniva chiamato Bernardo Provenzano, quindi un personaggio imprendibile che però alla fine, sebbene dopo quasi mezzo secolo, è stato catturato. Non esistono personaggi imprendibili, esistono personaggi che godono di grandi coperture, esistono personaggi che vivono a volte vita assolutamente in condizioni terribili pur di sottrarsi alla cattura. Le forze di polizia in un anno nella provincia di Reggio Calabria hanno catturato 49 latitanti, di cui 9 inseriti nella lista dei primi 30. È la dimostrazione, che, come dicevo prima, che non esistono personaggi imprendibili, che gli organi dello Stato hanno la volontà e le risorse per fare cessare anche tutte queste latitanze che si protraggono da tanti anni. Penso che continueremo nel prossimo futuro. Nella lotta alla mafia lo Stato c'è, come da 80 mi sembra o più. Dico 80 sequestri di beni mobili e immobili. Noi in un anno abbiamo sequestrato beni per circa 400 milioni di euro.
Inoltre la Questura ha liberato, riacquistando il possesso, 81 beni già confiscati con sentenza definitiva. Ripeto, significa la presenza dello Stato sul territorio, significa la volontà di affrontare il fenomeno. Grazie. Ringraziamo il procuratore.